Ciao ricredenti, benvenuti alla nuova puntata di 40 anni nerd. Questa sera voglio farvi una puntata molto molto interessante parlando di qualcosa di cui normalmente non parliamo tanto, ma che in questo caso potrebbe valer la pena di affrontare: videogame. Ci sono tantissimi canali che affrontano lo stesso argomento e lo fanno sicuramente molto meglio di me. Non vi aspettate in questo spazio di vedere screenshot o video giocate dei videogiochi. Io faccio parte di quella vecchia scuola per cui il videogioco rimane un'esperienza privata, meglio ancora se un'esperienza creativa, artistica, privata. Mi piacciono i videogiochi con delle storie, mi piacciono delle storie che sono ben raccontate. Non sono un patito del gioco online, proprio perché il gioco online alla fine diventa solo una palestra a chi ammazza più in fretta l'avversario. Però in questo caso volevo parlare di un gioco che ha una fortissima componente online e che oltretutto è in qualche modo connesso alle mie letture contemporanee, cioè di quest'ultimo periodo. Partiamo da quello, è il Pulitzer 2016, quindi il Pulitzer di quest'anno, ed è un romanzo, biografia di William Finnegan, che a quanto pare è un giornalista americano molto, molto famoso in determinati ambienti, famoso per aver passato la vita a inseguire l'onda perfetta, quindi surfare in tutte le spiagge più interessanti e più belle del globo terracqueo. Io personalmente, sarà l'amore per la musica californiana, sarà comunque quella particolare psichedelia che c'è nell'infilarsi in un tubo di acqua e provare questa esperienza, ho sempre amato questo tipo di sport. E mentre devo dire che dal punto di vista videoludico, diciamocelo, dal punto di vista fisico surfare non sarebbe tanto facile per me. Dove le trovate le onde per surfare? A Ostia? Però, a parte quello, non ho mai trovato particolarmente interessanti dei videogiochi ambientati nel mondo del windsurf o del surf. Al contrario, ce ne sono stati tantissimi nel mondo degli sport invernali. Su tutti ovviamente troneggia la serie SSX, perché ovviamente è la serie più bella dedicata a questo tipo di sport, malgrado la sua componente arcade lo renda follemente divertente, follemente pazzo. Al contrario, proprio un paio di giorni fa è uscita una nuova fatica della Ubisoft, Steep, che proprio perché conoscete la Ubisoft sapete che come simulatore quando si mette a fare giochi particolarmente realistici ha sempre qualche problema e non riesce mai a essere particolarmente arcade. Pensate all'esperimento riuscito più o meno a metà di The Crew. Eppure, in questo caso, Steep, che è un gioco con una componente free world enorme perché vi dà la possibilità di girare per quasi tutte le Alpi, poi con i DLC che dove si allungherà ancora di più questo spazio, di cose da fare ce ne sono molti. C'è tanta varietà, c'è una colonna sonora che non è particolarmente divertente o variegata, non c'è una forte componente arcade, quindi non stiamo parlando di un epigono di SSX. Però devo dire che la cosa bella di questo gioco è proprio l'elogio della lentezza, ossia il perdere tempo nell'andare a cercare fuori pista più divertenti e goderseli magari al tramonto con delle luci particolari gestite veramente bene dal motore grafico del gioco. Per cui ecco, sarà questo parallelismo tra surfare un'onda e scendere giù per quello che viene chiamata una discesa da snowboard o da sci, ma devo dire che questa esperienza è psichedelica più o meno allo stesso maniera modo, per cui se non avete ancora deciso di trovare un gioco su cui divertirvi senza dover giocare per forza a calcio o a COD o a cose di questo genere, ma non volete neanche impegnarvi in una storia particolarmente complicata, dedicatevi a Steam. Per adesso è tutto, ciao veri credenti, ci vediamo domani.